Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Allora, siamo di nuovo su MotoGP 17, carriera manageriale. Sviluppiamo la nostra Honda RC 213. Innanzitutto dobbiamo pensare più che al motore, al telaio e alle sospensioni, perché non è che vadano tanto bene, onestamente. E poi penseremo più tardi anche al motore, ovviamente. Motore, la Honda già ce ne ha uno abbastanza cazzuto e sportiveggiante, però per il momento mettiamo questi tre livelli. Allora, abbiamo 5 settimane di sviluppo, però, in teoria noi abbiamo una sessione di test adesso, quindi se mettiamo gli ingegneri meccanici livello 3, che ci riduce di 2 settimane e costa 15.000, si può fare. Ingegnere di pista livello 3, altri 15.000. E gli ingegneri motoristici, no, per il motore, l'analisi della telemetria livello 3, abbiamo per tutte e tre le componenti che abbiamo ricercato solo 2 settimane. Quindi andiamo a fare il test, vediamo come va. Sessioni di test. Vai. Sì, la Honda, ovvio. Che altro stiamo a sviluppare, zio? E si muova. Purtroppo il test è sempre allo sail, quindi dobbiamo cercare di essere cazzuti e sportiveggianti. Dai, eh. Dai. Vabbè, Buonasera, buonasera dal circuito di Losail. Finalmente l'attesa è finita e una qua nuova ci dà di gara. nuovo l'intro della gara, in realtà. Dovrebbe averci mantenuto l'assetto, quindi ci buttiamo direttamente in pista. Abbiamo 15 minuti per fare 1.54 e 3, che è alla nostra portata. Faccio vedere un po' dall'interno anche. Bellissima. Molliamo un po' i freni, le inseriamo. Come scoppia il tubo di scarico? Dai così. Dai, la Honda è in assoluto il motore che emette il suono più alto, come rombo, più acuto. Ah, un errorino qui. Sbacchettato in ingresso, ma va bene così, dai. Bello, bello. Siamo usciti bene. 1, 2, 3. Dai! Sì, ce l'abbiamo fatta. Al primo tentativo 54-0. Non abbiamo fatto il giro della vita, il giro perfetto, però dai, raga, meglio di niente. Ok. Adesso si va al prossimo Gran Premio, che è in Argentina. Purtroppo, ragazzi, l'Argentina lo sapete tutti com'è. Possiamo ricercare qualcos'altro? Grande, grande. Allora, le tre componenti le ha già ricercate tutte: motore, telaio, sospensioni. Adesso che iniziano a costicchiare, eh? Adesso costano. Allora, io direi di andare sul telaio, sulle sospensioni. Abbiamo 72.000. Quanto costano i freni? 75, perfetto.
Non è abbastanza credito. Sviluppiamo il motore, dai. Abbiamo 22.000 crediti. 5 settimane di sviluppo più 6 per il motore. Io direi andiamo a cercare pure il motore a questo punto. Gestione staff. Che cosa scade tra una settimana? Rinnova, rinnova. Ah no, non si può. Ingegneri motoristici, va. Ok, andiamo in pista, ragazzi. Rio Hondo in Argentina. Ancora qualche minuto e i piloti della MotoGP correranno per aggiudicarsi il secondo round del mondiale. Le previsioni meteo sono assolutamente rassicuranti e dicono che avremo sole per tutta la durata della corsa. Tutti i piloti sono schierati al circuito di Termas de Rio Hondo, la concentrazione è massima perché manca ormai pochissimo alla partenza di questa edizione del Gran Premio d'Argentina.